Ciao, buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Io tutto bene. Sono qui con Zagara, la gatta. Zagara sta avendo delle giornate un po' dure perché Aki, il cucciolo, la tormenta continuamente, vuole giocare con lei, ma lei proprio non ne vuole sapere, vuole stare in pace. Così, mondo animale, mondo animale, ciao, ciao. Ciao, ah, è venuta la primavera, sì, sono i fiori. In Giappone è il momento della fioritura dei ciliegi. Emiliano, che vive a Tokyo, ci ha mandato le foto, le ha postate sul gruppo, il gruppo Facebook Selene Calloni Williams. Siete iscritti al gruppo Facebook, vero? Così vedete tutte le cose meravigliose che postano gli immaginalisti, a parte le loro creazioni, che sono meravigliose, perché davvero è un gruppo di artisti eccezionali. Beh, Emiliano stesso è un artista, è un cantante lirico. E dal Giappone ci ha postato queste foto delle fioriture dei ciliegi che sono meravigliose. Grazie Emiliano. Spero di poter presto tornare in Giappone. Perché è da un anno che manco, purtroppo, causa coronavirus, cause e misure conseguenti al coronavirus. Bene, oggi parliamo della rabbia. La rabbia è il NAT numero 10. È il signore della rabbia, il signore della rabbia. Scapini qua l'ha disegnato su di un cavallo perché tradizionalmente viene raffigurato proprio su un cavallo, il cavallo è il suo veicolo. Il cavallo è un animale così, no? Potente, nervoso anche. La rabbia è una grande risorsa, di cui, ahimè, spesso le persone diventano vittime. E quindi bisogna assolutamente conoscere, utilizzare la chiave del non diventare vittime della rabbia, ma del trasformarla sempre, sempre in una forza positiva. Un tempo si parlava di chiavi iniziatiche, oggi si parla di terapie psicologiche. È diverso. Cioè, siamo proprio in una cultura totalmente desacralizzata. La cultura desacralizzata, ahimè, è una cultura che rende vittime le persone per renderle misurabili, prevedibili e governabili. Per conseguenza, riportare il sacro nella propria vita, se non si può farlo a livello sociale, eccola qua, Zagara, che vi saluta. Riportare il sacro, perlomeno nella nostra vita, nella nostra intimità, nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro. Se non si può farlo a livello sociale, comunque riportarlo nella nostra quotidianità è molto, molto, molto importante. Poi, se tante persone riportano il sacro nella loro vita, alla fine ce lo ritroviamo anche nella società. Cambiamo il mondo. Prima cambiamo mondo, perché se cambiamo la nostra vita, la nostra intimità, se riportiamo il sacro nella nostra quotidianità, cambiamo mondo, quel mondo che è negli occhi di chi lo guarda. Poi, se tanti riportano il sacro nella loro vita e cambiano mondo, alla fine cambia anche il mondo, quel mondo che è sempre un'immagine, vacuità, ma che è un'immagine collettiva. Jung direbbe è legato
all'inconscio collettivo, è una proiezione collettiva. E ovviamente il nostro mondo e il mondo sono dentro uno nell'altro. Perciò non c'è dubbio che cambiando l'uno si vada verso il cambiamento anche dell'altro. Solo che l'altro, diciamo, è più macroscopico, quindi richiede il cambiamento di tanti individui. Il famoso fuoco iniziale di Aurobindo. Aurobindo parla di fuoco iniziale. Nietzsche parlava di popolo. Bisogna creare un popolo e da esso il superuomo. Una tribù, una comunità. I buddisti parlano di sangha, comunità, comunità degli esseri risvegliati. Bene, una comunità capace di fare della rabbia una risorsa, di vivere la rabbia come una risorsa, il signore della natura, una aspetto forte, fondamentale della natura. Per comprendere questo bisogna fare un passo verso una visione più ampia, che è un futuro antico. A me piace chiamarlo così, il futuro antico. Perché qua si tratta di recuperare un pensiero poetico, un pensiero mitico, Hillman lo chiamerebbe il pensiero del cuore, un pensiero poetico che è il pensiero dell'uomo primitivo, poi, dove primitivo non significa semplicemente vicino allo stato animale, ma anzi significa vicino al paradiso delle origini. Quindi l'uomo delle origini è l'uomo dell'età dell'oro. Noi abbiamo questa impressione condizionata, ovviamente, che più si va avanti, più si progredisce, più si migliora. Per gli antichi non era così. Per gli antichi il passato era l'età dell'oro e il futuro era degenerativo. Diciamo che l'immaginalista è l'equilibrista. L'immaginalista sta sempre nella via di mezzo, come Nagarjuna, per cui sta in equilibrio tra queste due visioni. Comunque noi non dobbiamo mai vedere il primitivo come l'arretrato, mai, ma come colui che era vicino al paradiso delle origini e non come qualcosa che è passato, ma come qualcosa che è qui, ora, perché dobbiamo sempre ricordarci la simultaneità del tempo, fin tanto che non siamo capaci di viverla in automatico, a mezzo di un potere automatico, come direbbe Aurobindo. Finché non siamo capaci di percepire in automatico la simultaneità del tempo, noi dobbiamo sempre cercare di ricordarla, di ricordarla, di richiamarla, di evocarla. Questa impressione della simultaneità del tempo, sempre cercare di ricordarcelo. Quando pensiamo al primitivo, pensarlo come una possibilità della nostra coscienza attuale. È l'uomo vicino al paradiso delle origini. Ed è una possibilità della coscienza attuale. Allora il pensiero poetico, il pensiero mitico, il pensiero del cuore è un futuro antico, cioè è il pensiero del primitivo, dell'uomo primitivo, ma essendo una possibilità attuale e avendo compreso che è una capacità che devo ricordare, risvegliare, sarà anche il mio futuro. Quindi è un futuro antico. È solo attraverso un pensiero poetico, mitico, è solo attraverso un pensiero del cuore che noi possiamo trovare la chiave per trasformare la rabbia in potenza, in forza.
in doti, capacità, ispirazioni, visioni. Che cos'è un pensiero poetico, un pensiero mitico? Beh, qui tutte le mattine ne parliamo, perché il nostro obiettivo di queste dirette è proprio questo: riportare il sacro nella nostra quotidianità, risvegliare la coscienza del futuro antico, ricordare la mente poetica e ritrovare uno stato di coscienza in cui stiamo bene, possiamo realizzarci, essere felici, sentirci davvero nell'eudaimonia, che è la realizzazione della missione della nostra anima ed è l'unico modo per essere davvero, sentirci davvero felici in questo mondo. E quindi tutte le mattine in queste dirette noi cerchiamo di risvegliare la nostra mente poetica. Uno degli aspetti importantissimi del pensiero mitico, poetico, del pensiero del cuore, è la sensazione forte che tutto è immagine, sogno, proiezione. I buddhisti dicono Maya, Maya. Illusione. Nel cristianesimo possiamo dire spirito. Nel cristianesimo c'è questo bel concetto, principio, questa bella idea, eidolon, di Spirito Santo, che è tutto, perché è la scintilla che è in tutte le cose. Ma dire che tutte le cose sono spirito, hanno uno spirito, equivale a dire che tutte le cose sono spirito. Perché spirito e materia indubbiamente sono due aspetti della medesima realtà, due facce della stessa medaglia. Quindi dire che tutto ha una faccia invisibile, dire che tutto ha uno spirito invisibile, equivale a dire che tutto è spirito. E questo è un altro aspetto della mente poetica, la complessità del reale, il tutto nella parte, la parte nel tutto. E quindi tutto è spirito, tutto è maya, tutto è impressione. I fisici dicono tutto è vuoto, il concetto di vuoto è un concetto della fisica. La vacuità è un concetto filosofico, ciò che è il vuoto in fisica è poi la vacuità in filosofia. Quindi la mente poetica è in grado di pensare in termini di vacuità, di vuoto, un vuoto che pur tuttavia diviene, eh? Quindi non è il niente, non è il niente, perché è qualcosa che diviene. Che cos'è alla fine? È pura relazione. Pura relazione. Una mente poetica, un pensiero del cuore, un pensiero mitico è un pensiero capace di pensare in termini di pura relazione. Cosa sono i termini di pura relazione? Pensare in termini di pura relazione vuol dire pensare al di là di soggetto e oggetto. Cioè pensare, percepire al di là di soggetto e oggetto. Vuol dire che, per esempio, in questo momento né io né tu esistiamo come individui distinti, separati, ma siamo l'uno la proiezione dell'altro, l'uno l'immagine dell'altro. Perché l'uno non esiste senza l'altro che lo guarda, che lo osserva. Quindi siamo l'uno la proiezione dell'altro. In quanto riflessi, è chiaro che nessuno dei due può esistere nella sua realtà individuale, separata. Esiste unicamente la nostra relazione. Ecco cosa vuol dire pensare in termini di pura relazione. E qual è la relazione delle relazioni? La relazione più grande, quella più potente, più totale, la relazione sulla quale o dalla quale tutte le altre relazioni hanno origine.
la relazione zero, la relazione di cui poi tutte le altre relazioni sono semplicemente una ripetizione, un riflesso. È la relazione umano-divino. Questa è la relazione alla base. Infatti si dice Dio è la più grande idea dell'uomo, e non è sacrilego, è tutt'altro, tutt'altro, è proprio, è lì l'origine, l'inizio del sacro. Dio è la più grande idea dell'uomo. Io mi ricordo che questa è una frase che piaceva tantissimo a Panikkar, Raymond Panikkar, il grande teologo. A proposito, ho postato in YouTube un piccolissimo pezzo di un'intervista, di un convegno, di una conferenza che avevo fatto anni fa con Panikkar, perché ho fatto tanto con Panikkar, ma di molte cose non è rimasta più traccia, perché allora non si usava registrare tutto, filmare tutto, per postare tutto. non esistevano ancora i social. Però quella conferenza, quel convegno era stato registrato dalla radio della Svizzera italiana, per cui io ne ho ancora un pezzettino, l'ho messo su YouTube recentemente, perché recentemente me l'avete chiesto, perché ho parlato di Panikkar. Guardate che parlo spesso di Panikkar. Panikkar e Hillman sono stati i miei grandi maestri occidentali, come potrei non parlare spesso di loro? E era una frase preferita di Panikkar. Dio è un'idea dell'uomo, certo la più grande. È l'idea dalla quale tutte le altre idee conseguono, ovviamente. Se tu metti Dio in un cielo lontano, lo allontani dalla natura, ecco arrivato il merlo. Sì, c'è sempre il merlo che mi guarda la mattina quando faccio le dirette. Arriva sempre un po' in ritardo, però arriva tutte le mattine. Appunto, se metto Dio in un cielo lontano, poi per conseguenza tutte le idee che produco, tutto il modo di percepire la mia vita sarà impostato su questo, e quindi quando percepisco la natura la vedrò come un oggetto materiale, quando percepisco il corpo lo vedrò come una macchina, un oggetto materiale, perché Dio, la divinità, la deità, non è più dentro nel corpo, non è più dentro nella natura. Come diceva Hillman, quando il primitivo prega sia fatta la tua volontà, si rivolge all'acqua, al lupo, ai propri organi. Quando noi ci rivolgiamo alla divinità, ci rivolgiamo a un Dio che vive in un cielo lontano. E questo influisce su ogni singola idea, ogni singolo momento della nostra vita. Anche quando tagli una carota o un broccolo per cucinare, per dire, se hai messo Dio in un cielo lontano, quella è una carota, quello è un broccolo, e non ti preoccupi di tagliarlo. Se invece Dio è nella natura, come per il primitivo, e allora probabilmente prima di tagliare una carota o un broccolo chiederai il permesso allo spirito della carota, del broccolo. La società desacralizzata che ha messo Dio in un cielo lontano arriva poi all'assurdo, all'estremo, come diceva la mia amica Svetlana, la sciamana siberiana. Voi nella vostra cultura desacralizzata andate armati contro gli organi, ovviamente armati di bisturi nelle sale operatorie, armati contro gli organi che sono gli antenati, sono gli dèi, senza chiedere il permesso, per forza, perché abbiamo messo Dio in un cielo lontano. Quindi diciamo che l'idea di Dio è l'idea fondamentale intorno alla quale poi si costruisce tutta la complessità delle altre idee. Cioè si costruisce il codice interpretativo di tutta la realtà, il codice narrativo. Tu quando narri la storia della tua vita utilizzi un codice narrativo. Questo codice ti viene dato dalla cultura dominante. E nella nostra cultura dominante, nel codice della nostra cultura dominante, siccome è un codice abramitico, Dio è in un cielo lontano. Questo per dire come l'idea di Dio sia davvero l'idea centrale dell'umanità.
intorno alla quale poi si costruiscono tutte le altre idee. E in un pensiero del cuore, in un pensiero poetico, Dio è sempre, la divinità è sempre insieme all'uomo. L'uomo e il divino sono in uno stato di non dualità, distinti ma non separati. In un pensiero del cuore, l'amore tra umano e divino è continuo, costante, incessante. L'uomo esiste per amare Dio, Dio esiste per amare l'uomo. Cioè i due si amano incessantemente, continuamente, quindi la loro relazione è puro amore, è il sacro, è il darsi, è l'offrirsi incessante dell'uno all'altro, il sacrum facere, darsi, offrirsi, amarsi. Quindi in un pensiero poetico, mitico, in un pensiero del cuore, Dio è la più grande idea dell'uomo. L'uomo è fatto immagine e somiglianza del suo Dio, quindi uomo e Dio sono uno il riflesso dell'altro e questo riflesso è un riflesso di puro, puro amore. È il sacro, è il darsi, è l'offrirsi, continuo, incessante, costante. E Dio e l'uomo sono complessità, perché l'ho premesso. Il pensiero poetico, il pensiero del cuore è anche un pensiero complesso, in grado di concepire il tutto nella parte, la parte nel tutto, per cui non sono l'uno, ma sono l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quindi Dio è una complessità di divinità, tante divinità che sono l'uno, il molteplice che è l'uno. E così l'uomo è una complessità. Che poi è l'uno, l'uno nella molteplicità. Questo numero uno che esiste a sé stante da tutto il resto è un principio artificiale, non esiste in natura. L'uno, il numero uno, come lo concepisce l'uomo, non esiste in natura. Tu hai mai visto in natura l'albero? Hai mai visto il gatto? No, avrei visto Zagara, che è un gatto, poi avrai visto il tuo gatto, poi magari avrai visto il suo gatto, ma il gatto uno non esiste, non l'hai visto mai, giusto? In natura non esiste l'uno così come lo concepisce la mente umana. Il gatto esiste solo nella molteplicità, Zagara, pallina, neve, tutti i gatti che esistono, ok? Quindi l'uno ce lo siamo inventati noi. Questi sono i tratti portati in essere dalle religioni abramitiche, monoteiste, un solo Dio, un solo leader, un solo capo, una sola verità. Questo numero uno è portato in essere dalla religione abramitica, come questo principio metafisico del Dio che vive in un cielo lontano. Non esisteva prima nella religione di natura, nella religione animista, mai esistito questo. E quindi Dio è in natura una complessità, come l'uomo è una complessità. Tu sei il bambino, tu sei l'adolescente, tu sei il vecchio, tu sei il nascente, tu sei il morente. Tu sei il selvaggio, tu sei il saggio, tu sei il genio, tu sei il visionario, tu sei il nomade, tu sei lo stanziale, scandaloso, magnifico, tu sei il figlio, tu sei il padre, tu sei la sorella, il fratello, tu sei la madre e il padre. Tu sei tutti i tuoi antenati e tutti i tuoi discendenti. Tu sei una coralità, una molteplicità. Perciò tu pensa a quanto la mentalità attuale limiti le tue possibilità. Per ragioni di potere, di controllo,
l'immagine dell'individuo, ciò che tu sei, è stata estremamente, enormemente, assurdamente limitata. E le conseguenze si fanno sentire, vero? Perché un individuo che vive prigioniero di un'armatura che lo limita così tanto, che poi è la sua stessa mente, è chiaro che è un individuo che vive nella sofferenza, perché è totalmente impotente, è sempre vittima, è vittima di ogni cosa, continuamente. Allora, un pensiero poetico è un pensiero capace di concepire la coralità, la molteplicità del tuo essere e della divinità. L'uno nella molteplicità, la molteplicità nell'uno. E queste due complessità sono in una relazione continua e costante in cui in verità né l'uno né l'altro esistono nella loro realtà individuale, separata. Esiste unicamente la loro relazione e questa relazione è il sacro, è il darsi, è l'amore. Esiste solo l'amore, in ultima analisi, nella visione di un pensiero poetico. Certo, nella visione di questo pensiero iperrazionale, squilibratamente patricentrico, di cui oggi i più sono vittima, è tutt'altra cosa, vero? La divinità, in quanto complessità, nella religione di natura è molteplice, quindi non solo ciascuno può avere il proprio Dio intimo. Gli antichi, i greci dicevano il Dio ignoto, lo chiamavano così, il Dio ignoto. I greci avevano portato in essere 12 dei olimpici, che erano uguali per tutti e che erano le 12 idee che assicuravano la governabilità all'interno della polis. Quando i greci hanno voluto creare la polis, la città-stato, si sono serviti di questi 12 dei, i 12 dei olimpici. E infatti si sono immaginati la titanomachia. Questi dei hanno combattuto contro i titani, che erano le forze dell'anima selvaggia, e li hanno ricacciati nel Tartaro, nell'immaginario greco, perché questi 12 dei olimpici dovevano assurgere sull'Olimpo, appunto, e garantire la governabilità. Però hanno mantenuto anche l'immagine del Dio ignoto. Perciò in ogni tempio c'era l'altare al Dio olimpico e poi c'era l'altare al Dio ignoto. Nel tempio di Zeus c'era l'altare a Zeus e l'altare al Dio ignoto. Nel tempio di Atena c'era l'altare ad Atena e l'altare al Dio ignoto. Nel tempio di Efesto c'era l'altare a Efesto e l'altare al Dio ignoto e così via. Cos'è questo Dio ignoto? Questo Dio ignoto è la sopravvivenza del Dio naturale, che è intimo. È l'amante mistico, è lo spirito guida di ciascuno di noi ed è ignoto perché è solo tuo, solo tu lo conosci, è intimo, solo tu ti puoi relazionare. Lo conosce un parolone, non è una conoscenza mentale ovviamente, una conoscenza del cuore. Solo tu puoi fare esperienza di questa divinità perché è solo tua, è intima, ok? Capite che questo è il principio della libertà, capite che questa è la vera libertà, perché se Dio è l'idea intorno alla quale tutta la complessità dei valori, delle idee, attraverso le quali tu ti narri la storia della tua vita si costruisce, allora se questo Dio è un Dio predicato, cioè è un Dio unico, uguale per tutti, quando tu ti narri la tua storia, quando tu costruisci la tua storia, perché narrare la tua storia vuol dire costruire la tua storia, ovviamente tu ti costruisci la tua storia, te la narri su di un binario prestabilito, che è quel binario tracciato dal Dio sociale,
quello che è uno uguale per tutti. Ma se tu hai un Dio intimo, un Dio ignoto, un Dio che è solo tuo, un Dio che è assolutamente intimo, allora tu ti puoi narrare la tua storia, tu puoi creare la tua storia in un modo assolutamente libero, intimo, che non è misurabile, non è prevedibile e non è governabile dall'esterno. Ti governano solo se tu lo vuoi, solo se tu decidi di alienare da te il tuo potere per consentire l'esistenza di una società, di una civiltà. Ma sei libero, sei assolutamente libero. Quindi il primo atto con il quale la libertà viene negata, tolta, è proprio l'atto con cui il divino viene separato dall'uomo, ne viene fatto uno, uno solo, uguale per tutti, il Dio predicato dall'esterno, non è più un Dio intimo che ti parla dall'interno, ma è un Dio predicato dall'esterno. E poi, atto finale, questo Dio viene lanciato su in un cielo lontano, per cui è inappellabile, cioè proprio non ci puoi fare niente, cioè non è che puoi parlarci di gli scusa, ma sta là, quindi lui è lassù garante di tutta quella scala di valori che chiamiamo morale, che poi è la religione sociale. Che cos'è una religione sociale? Se non una grande morale infarcita da incensi, canti. È una grande morale, una religione sociale, che ha al centro questa idea, questo Dio, che se ne sta lassù in un cielo lontano, per cui non puoi sindacarlo, non puoi sindacare la morale. È insindacabile la morale. Cioè, c'è un garante che sta lassù in un cielo lontano, per carità, pure onnipotente, per carità. E soprattutto è predicato dall'esterno. Cioè, non è una voce che ti viene da dentro, no, per carità. Non è una voce che ti viene da dentro, ma è predicato dall'esterno. Quindi questo è il primo atto, quello proprio radicale, su cui si tolgono la libertà. Cioè, tolgono la libertà, momento. Se tu sei consapevole di tutto questo, continui a essere libero, perché dici, ok, va bene, accetto tutto questo per contribuire a creare una civiltà, e io ne faccio parte, accetto di farne parte, va bene, ok. Però sei consapevole del fatto che tu stai volontariamente alienando da te la tua libertà per creare una civiltà, ma poi quando vuoi, ogni volta che vuoi, tu sai che puoi ritrovare il tuo Dio ignoto, il tuo Dio intimo, e nell'unione erotica, cioè creativa, procreativa, con questo Dio, tu puoi creare, manifestare la tua vita, il tuo destino, i tuoi avvenimenti in modo assolutamente libero, libero. E questa è la condizione ideale. Questa, secondo me, era la condizione della Grecia antica, ma proprio quella dei primordi, perché poi sono subito caduti loro anche nel gioco del potere, ma proprio ai primordi. Secondo me poteva essere così. E infatti quella società ha prodotto bellezza, solo bellezza, pura bellezza. È indice di una umanità libera, la capacità di produrre bellezza. L'uomo che produce bellezza è l'uomo libero, il poeta, l'artista, l'architetto, che crea il bello, è il poeta, l'architetto, il pittore, lo scultore, il musicista libero, è l'uomo libero. Solo l'uomo libero produce il bello. Chi non è libero non può produrre il bello, perché il bello è la manifestazione di una condizione di libertà. E la libertà è amore, perché la libertà è la capacità di amare Dio
così tanto, amare Dio così tanto da prenderlo e riportarlo giù, rimetterlo negli organi, nel corpo e in tutto ciò che vedi, che senti, che percepisci. La bellezza è la conseguenza della libertà, la libertà è la conseguenza dell'amore. Perché sto facendo tutte queste premesse? Tu mi dirai, Selene, che c'entra con la rabbia? Oh ragazzi, ma se volete capire la rabbia veramente, tutte queste premesse sono fondamentali. Se no andiamo a dire la solita storiella. La rabbia è forza. Cioè, insomma, la solita storia, dai, quelle lì della psicologia da rotocalco, da supermercato. Cioè, devi avere delle premesse, devi essere in grado di vedere la rabbia con una mente poetica, mitica. Chiaro che se vedi la rabbia con il solito pensiero iperrazionale, squilibratamente patricentrico, magari la racconti in un modo un pochino diverso, però alla fine è sempre la stessa cosa, o no? Che oggi va di moda, no? Ogni tanto viene fuori qualcuno con qualche teoria pazzesca, ci mette su magari anche il copyright, no? Wow. Questo è un modo nuovo di vedere la rabbia. Io sono, adesso ti aiuto a trasformare la rabbia, metodo, copyright per trasformare la rabbia. Poi ti rendi conto che è sempre la stessa storia, sempre la stessa cosa, solo che così è infarcita con parole nuove. Chiaro che per vedere la rabbia in un modo nuovo devi avere una mente nuova. E questa mente è il futuro antico, è la mente poetica, è il pensiero del cuore, è la mente mitica. Devi cambiare mente. E quindi tutte queste premesse sono assolutamente imprescindibili. Allora, se noi veramente vediamo la divinità come una nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E se veramente la vediamo nella relazione erotica, cioè creativa, procreativa con l'uomo, che è a sua volta l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, e se riusciamo a vedere che questa relazione è al di là di soggetto e oggetto, per cui né il divino né l'umano esistono nella loro individualità distinta, separata, ma essendo uno il riflesso dell'altro, esiste unicamente la loro relazione. E se riusciamo a vedere che questa relazione è il sacro, cioè il darsi, l'offrirsi, l'amore, allora riusciamo a vedere cos'è la rabbia. La rabbia è un aspetto della divinità. E infatti, nelle religioni di natura, dove la divinità è una nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, tutte le divinità che esprimono l'unica divinità, che si esprime in tanti modi, hanno sempre un duplice aspetto. Esiste la peaceful form e la angry form, la forma pacifica e la forma adirata della divinità. La peaceful form e la angry form. Se siete venuti con me in passato in uno dei miei viaggi in Bhutan, in Ladakh, in Tibet, sicuramente vi ho portato a visitare il Santa Sanctorum dei templi. Perché io prima di fare un voyage illuminazione, uno dei miei viaggi illuminazione, sempre mi prendo la briga di chiedere dei permessi speciali attraverso le associazioni religiose del paese dove vado, e quindi poi alla fine col mio gruppetto di persone riesco sempre ad avere accesso anche a quei luoghi dove il turista normalmente non ha accesso. Quindi riusciamo a entrare nei Sancta Sanctorum, per esempio dei templi in Bhutan, dove ai turisti magari è vietato entrare.
Però, insomma, anche senza bisogno di entrare lì, in tutti i templi in Buddha, no? Ci sono queste statue del Buddha esoterico, che è il Buddha nell'unione erotica, raffigurato nell'unione erotica con la sua compagna, a indicare la non dualità, l'unione di umano e divino, che sono distinti ma non separati. E in tutti i templi, in questi meravigliosi dipinti, per lo più antichi, in queste statue meravigliose, sono raffigurate sia le angry forms, sia le peaceful forms delle divinità. E a volte magari con noi una guida e le persone del mio gruppo magari gli chiedono: Tenzin, in Tibet, in Bhutan si chiamano tutti Tenzin, tutte le guide si chiamano Tenzin. Tenzin, ma perché quella divinità è così mostruosa? È tutta cosparsa del sangue dei nemici, ha una testa mozzata nella mano, ha una sciabola nell'altra mano, sta calpestando cadaveri. Ha questa espressione così terrifica nel volto. Ma scusa, perché la divinità è raffigurata in un modo così terrifico? E Tenzin pazientemente spiega: questa è la angry form, è la forma adirata. Adesso ti faccio vedere la peaceful form. E la peaceful form, vedi la divinità lì bella, seduta nella postura del loto, con gli occhi chiusi, il sorriso, tutti i fiori di loto intorno, no? C'è la stessa divinità, certo, c'è la angry form e la peaceful form, c'è la forma adirata e la forma pacifica. Ma se tu non hai un pensiero complesso, cioè non hai accesso, non hai la chiave ad un pensiero complesso, come fai a comprendere? Chiaro che non comprendi, no? Una volta in Bhutan, il mio amico Tenzin, si chiama Tenzin, Guru. No, Guru Rinpoche, un'incarnazione di Guru Rinpoche, dicono i bhutanesi, che vive in un monastero in Ladakh, non in Bhutan, scusate, ho sbagliato il paese, in Ladakh, quindi siamo in India, siamo nei pressi di Paro, nella Valle della Luna, perlomeno devi attraversare tutta la Valle della Luna prima di arrivare lì. Questo tempio che si chiama il Tempio del Leone Bianco, dove c'è la grotta dei tre, Milarepa, Naropa e Marpa. Nel Tempio del Leone Bianco c'è un turku, quindi un reincarnato, che dicono sia la reincarnazione addirittura di Guru Rinpoche, dicono. E questo ogni anno celebra un rituale pazzesco in cui veramente alcuni monaci che si sono preparati durante tutto l'anno diventano straordinari oracoli e predicono il futuro alla gente. Si dice che addirittura il Dalai Lama si rivolga a loro per conoscere il futuro. E per prepararsi a questo rituale straordinario, questi monaci che vivono nel Tempio del Leone Bianco meditano in una stanzina buia dove ci sono le statue e le raffigurazioni delle più terrifiche angry forms delle divinità. È una stanzina in cui nessuno può entrare, nessun turista, nessuno, niente, nessuno. Ovviamente, noi abbiamo vista. L'hanno fatta vedere, ci ha dato il permesso di vederla. Veramente, cioè, se tu non hai il cuore forte e la psiche stabile,
Tu non riesci a stare un secondo in quella stanza, non riesci. Questi ci stanno un anno per prepararsi a questo rituale. Perché? Tu parli col tuco ti spiega. Perché la divinità è potenza. Cioè quando tu ti unisci eroticamente, creativamente con il divino, tu liberi tutte le tue capacità, le tue idee, la tua creatività. Ma quando ti unisci con la peaceful form, la forma pacificata, hai un certo potere. Quando ti unisci con la angry form, la forma adirata, hai un potere enorme che nessun altro ha. Perché? Perché nella nostra civiltà, comunemente, la angry form delle divinità è rimossa, è repressa. È tutto ciò che l'uomo aliena da sé, è tutto il potere, la capacità, la visione, le possibilità che l'uomo aliena da sé. Perché la angry form della divinità è tutto quell'universo di possibilità, capacità che normalmente, comunemente, la mente non può gestire, non può controllare. Allora, nella società del controllo e del potere, tutto questo è rimosso, è dimenticato. Il monaco che deve dare una performance, il monaco che deve fare qualcosa che comunemente l'essere umano non è in grado di fare, come per esempio vedere il futuro, deve unirsi alla angry form della divinità, cioè a quell'aspetto della divinità che è in grado di risvegliare poteri e capacità dentro l'uomo che comunemente sono repressi, sono rimossi, sono dimenticati. In Bhutan, invece, in un monastero veramente arroccato sulla montagna. Io mi ricordo l'ultima volta che ho portato un gruppo lì, mi volevano uccidere per strada, poi dopo mi hanno ringraziato infinitamente, ma mentre facevamo il percorso volevano uccidermi per strada i miei, perché veramente per arrivare lì, ragazzi, si fa una fatica pazzesca, ore, 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 ore di arrampicata, a tratti veramente quasi verticale, per cui una fatica enorme per arrivare a sto monastero, che poi quando ci arrivi dici, ma come hanno fatto a costruirlo? Come hanno fatto? Vabbè, comunque, lì ci sta un altro tulku, un reincarnato, che gestisce questa comunità di monaci, i quali pure fanno un rituale incredibile. Questo è ancora più incredibile di quell'altro. In inverno, a gennaio, fanno questo grande festival, loro lo chiamano così, questa grande cerimonia in cui i monaci si mettono addosso un sacco di juta, quindi si coprono interamente, non possono vedere con gli occhi, si disegnano un occhio all'altezza del fallo e corrono sulle mura del monastero, altissime, strette, e sembra che volino, per ricordare quando i tantrici, si tratta di un monastero in Bhutan, per cui è un monastero tantrico, il Bhutan è l'unico paese al mondo dove il tantrismo è ancora religione ufficiale, e lì loro volando, simulando il volo, ricordano quando i tantrici veramente sapevano volare. Infatti io ho chiesto a questo tulku, ma perché oggi? Perché oggi non si può più volare? E lui mi ha risposto perché la mente dell'umanità è troppo pesante. Cioè qui ritorniamo a quello che ho detto all'inizio, no? Esiste un mondo che è nei tuoi occhi ed esiste il mondo che è prodotto dall'inconscio collettivo, e i due, il tuo mondo e il mondo, sono dentro uno nell'altro, perciò tu puoi riportare il sacro nella tua vita, nelle tue attività e nel tuo mondo e cambiare mondo, e questo è già tanto, tantissimo.
Poi cambiare il mondo è un passo successivo e richiede tanti individui che cambiano mondo. Allora, tanti individui che cambiano mondo poi possono cambiare il mondo. Questo monaco mi ha detto: oggi non possiamo più volare perché il mondo è troppo pesante. L'inconscio collettivo, leggiamola così, con termini più occidentali, è troppo pesante. Bene, come fanno questi monaci a prepararsi per fare il volo sciamanico, il volo tantrico? Pure loro, stanzino buio, pieno di raffigurazioni delle divinità nella loro angry form, nella loro forma adirata. Perché è solo entrando in quest'unione mistica, in quest'unione erotica, in quest'unione creativa, magica, con la angry form, la forma adirata della divinità, che tu puoi risvegliare capacità, doti, poteri che normalmente sono assolutamente preclusi all'essere umano che vive sotto questo Dio che vive in un cielo lontano, no? E che è il garante di tutta la morale con la quale gli individui vengono resi misurabili, governabili e prevedibili. Questo individuo che vive sotto quel cielo normalmente, assolutamente, non può avere accesso a queste doti, capacità, poteri. Lui è la vittima, il paziente, è quello che è sempre malato o problematico e ha sempre bisogno di un aiuto esterno. Sono già le 8, ragazzi. Vi devo salutare, ma devo venire veloce al dunque. D'altra parte, una trattazione della rabbia autentica richiedeva tutta una serie di premesse. Come fai a comprendere cos'è la rabbia se non hai un pensiero mitico, poetico? Ecco, quando provi rabbia, quando senti rabbia, cerca di vivere questo in modo non personale. Cerca di dire a te stesso: ok, sono in relazione con la angry form, con la forma adirata di una divinità. Quale? Dipende dalla situazione in cui ti trovi. Se sei arrabbiatissimo, per esempio, con il tuo compagno o la tua compagna che ti ha tradito, probabilmente sei in relazione con Era, Giunone, che è sempre era cornificata da Zeus, oppure sei in quel momento in cui Shiva fa esplodere Parvati perché pensa che Parvati l'abbia tradito e lui, niente po' di meno, la fa esplodere. Poi, sai, le varie parti del corpo di Parvati cadono in vari punti dell'India e lì nascono tutte le città sacre. E c'è un momento, no, in cui la divinità si adira tremendamente. Ecco, sei in relazione con una divinità adirata e lì hai l'opportunità, la possibilità di risvegliare una capacità enorme, un potere, un'energia, una forza enorme che è preclusa ai più. Allora, io ti svelo un segreto, ti dico una cosa bellissima, per me è stata bellissima quando l'ho saputa, ha cambiato la mia vita. È una chiave, proprio una chiave. È una chiave iniziatica. Prendila come un'iniziazione di questa mattina alle 8 di un mercoledì mattina. Prendila come un'iniziazione. Quando provi rabbia, devi avere quell'istante di lucidità, di consapevolezza, per ripeterti una formula magica. Sono in relazione con la forma adirata. Se vuoi puoi dire della mia anima, se vuoi puoi dire di un dio, di una dea. Sono in contatto con la forma adirata di una grande idea, di un grande eidolon, di una grande immagine, di un grande dio.
Sono in relazione con la forma adirata di un grande Dio. Questa rabbia non è la mia. Questa rabbia è la rabbia dell'universo, è la rabbia della natura. È la rabbia del divino. E quindi non è qualcosa di negativo, perché non ci può essere qualcosa di negativo nel divino. Solo se io la rendo negativa, diventa tale. Ma io la respiro e la lascio fluire, la lascio fluire, la respiro, la lascio fluire e la benedico. Se tu hai lucidità, anche per un solo istante, di dirti questo, cambia tutto, cambia tutto. Entri, apri la porta, entri in un pensiero complesso, perché riesci a percepire la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità. Apri il grande portale e entri nella mente poetica. Perché riesci ad andare al di là dell'io. La rabbia non è la tua, non appartiene all'io, all'individuo. E già riesci ad entrare in un pensiero mitico, mitologico, universale. Soprattutto esci da quella negatività che è generata dalla mente razionale e riesci a sentire che la rabbia è forza, è creatività, è visione, è Eidolon, è un dio, è un'idea, una grande idea. E che devi semplicemente lasciarla fluire, perché se continui a reprimerla, allora ti travolge. Ecco, devi avere la lucidità per fare questo. Ma per avere nel momento della rabbia la lucidità per dirti tutto questo, devi praticare, devi meditare. Costantemente e continuamente. Devi fare della tua vita un'esperienza meditativa e spirituale. Devi vivere spiritualmente. Allora, provaci a farlo oggi con un minuto di immersione cosciente. Prova almeno per un minuto al giorno, almeno 3 volte al giorno, a dire a te stesso, ricordando un momento di rabbia, quella rabbia non era mia, perché l'io, l'individuo distinto e separato dal tutto, nemmeno esiste. Quella rabbia è la forma adirata di una divinità che è qui con me per risvegliarmi a un'idea, a un potere, a una facoltà che io ho represso, che io ho dimenticato. Allora, se lo fai, almeno un minuto, almeno 3 volte al giorno, in un momento in cui sei tranquillo, evocando, ricordando un momento di rabbia del passato, ti alleni, ti alleni, ti alleni. E allenandoti in questo modo, vedrai che riuscirai a farlo anche quando la rabbia è la rabbia del momento. E allora sarà meraviglioso. Ciao, ti saluto, devo andare, devo scappare tardissimo. Ciao, ci vediamo domani, sempre alle 7, ok? Ciao!